Chicle. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 15esimo episodio di Hey Monster! Ve l'avevo promesso un paio di settimane fa, o meglio, vi ricordate quel sabato in cui dissi se mi iscrivete #torneo, domani facciamo il torneo? Beh, oggi è quel domani, ma il video non sta uscendo il giorno in cui abbiamo fatto il torneo, bensì uscirà tra circa 15 giorni. Quindi, ve lo starete guardando poi dopo che quelli hanno fatto il torneo, quindi voi, va bene, insomma, vi state guardando sto video, beccatevi il video del torneo. Io per ora ho 4 partecipanti più me, non sarà un torneo tipo uno contro uno, perché non è che posso vedere il combattimento degli altri, ma saranno tutti contro di me. Vediamo quanti ne riesco a sfidare e soprattutto a vincere. E facciamo una cosa, io guadagno dei punti ogni Pokémon che batto. Se il Pokémon che batto è superiore al mio livello, guadagno 3 punti. Se è inferiore al mio livello, guadagno un punto. Quindi vediamo fino alla fine quanti punti farò. Perché state vedendo questa schermata? Perché ho trovato un Wilmer così a caso nelle capsule, quelle super pro. E quindi ovviamente me lo sono pigliato. Guarda qua quanta gente! Ma come facciamo? Jackton, che cazzo ci fai tu che non hai Pokémon livello 35? In ogni caso, ragazzi, io avevo messo la regola massimo 6 Pokémon, massimo livello 35. Quindi io non ce li ho a livello 35, quindi potrei potenzialmente fare 3 punti per 6, 18 punti a player. Vedremo quanti punti farò, seguitemi in questa battaglia. Allora, ragazzi, io mi preparo la mia squadra. Purtroppo tu non puoi stare nella mia squadra. Tu starai nella mia squadra. Tu non puoi stare nella mia squadra. E mi prendo, c'ho altri 2 Pokémon blu, che sono il Pinsir, super fortissimo Pinsir, e il nostro Pikachu, super fortissimo Pikachu. Ora, la mia strategia quale può essere? Potrei utilizzare, no, metto Bellossom per primo. Bellossom va per primo perché può ricaricarsi la vita, male che vada. Tu devi andare qua. Ehi, ti devi spostare, dannato Pokémon di merda. Ok, allora, sto in PC. Benissimo, così put in bag. Ok, quindi la mia strategia sarà quella di attutire un po' di danni con Bellossom e poi vediamo di picchiarlo con gli altri. Speriamo bene. Il primo sfidante sarà la Pomo, ovvero Cipolla Show. Pronti? Pronti? Ah, claimiamo prima il gift. Grazie mille. Dove cazzo sta? La Pomo? Tu chi cavolo sei? Spindato? Oh, c'è Game Here. Oh, dove cacchio è la Pomo? Non vedo la Pomo. Vabbè, inizio con la Pomo. Ok, inizia la sfida. Questo cornutazzo c'ha 2 leggendari. Porca di quella paletta. Questo è Dark. E mo che cazzo gli racconto a questo? Allora, lo stun è sicuramente utile. Quindi io ti comincio con uno stun che ti metto un po'... Ah, ma manco per il cazzo. Va bene, Petal Dance, che te devo dire. Oh, mi sto facendo malissimo. No, Bellossom Flinch. No. Maledetto. Brutto cornuto. No, dai, cavolo, l'avrei massacrato. Ah, dannazione. Andiamo di Pinsir. Ti devo shottare sto Absol di merda. Maledetto. Perché ho fatto lo stun e non ho messo subito la mossa giusta? Ok, Sorrock, Seismic Toss dovrebbe essere sufficientemente potente. Oh, ma vieni. Oh, sì. Parselitroped, che cazzo significa? No, Entei, non mi rompere il cazzo. Entei, non mi rompere il cazzo. Ma con la minchia che tu mi vieni ad attaccare il mio Pinsir. Ti faccio il culo con Gyarados. Ti faccio il culo con Gyarados. Sì. Cambia pure il tuo. Tanto è defunto il Pokémon che c'hai con. Cazzo. Però il mio è più forte. Ma vieni. No, Dragon Rage. Oh, sì, me l'ha cambiato. Bravo, fateli shottare tutti. Ok, un punto per Mamid. Send Pokémon from back into the battle. No. Cancel. Ok, Absol. Absol è di livello superiore, potrei guadagnare 3 punti. Dannazione, sparagli un rage. Oh, 4 punti per Mamid. Oh, cavolo. Cancel. Te li faccio fuori tutti, te li faccio. Dragon Rage, vai. Vai anche questo. Bam. Questo è di livello inferiore, quindi attenzione, ragazzi.
sfruttiamo il nostro Gyarados più che possiamo. Spostalo, spostalo, tranquillo, te li faccio. Oh, cazzo. Oh my god. Non voglio perderlo. Ma tanto lo perdo uguale. Quindi cerchiamo di fargli la mossa più veloce che ho. Proviamo. Osto! Più un punto. Più un punto per il nostro Gyarados. Torkoal, cazzarola. Bam bam. Sì, me lo massacri ora. No! No! Cavolo, per il veleno! Il veleno maledetto! Proviamo con Pikachu. Vediamo che ti posso combinare. Thunderbolt. Dovrebbe essere abbastanza fortino il nostro Pikachu. Dai, cazzo. Olsamansa! Livello più basso, quindi un punto. Cancel, vai Pikachu, che gli spacchiamo il culo a sto qui. Thunderbolt, Thunderbolt. Piano, Entei, piano. Oh, bam. No, un altro punto per Mamid. The last one. Quick attack però, perché sennò tu me ne inculi. E Mamid D is the victorious. E ho fatto 4 più 5, 8 punti. 8 punti dalla prima sfida. Grazie a Cipolla Show, la Pomo, per aver partecipato. E proseguiamo con la prossima sfida. Prossimo sfidante di questo torneo degli Italian Sharks distruttivo, ragazzi, è Spindato, ovvero Simone. Non c'è bisogno di dire anche, penso sia il cognome. Anche nominato quello sull'Apras. Vediamo come andrà a finire. Stesse regole: un punto se sconfigo un Pokémon di livello inferiore, 3 punti se sconfigo un Pokémon di livello superiore. Vediamo quanti punti totalizzo, se ne faccio di più o di meno. E comincia la sfida anche con costoro. Col cazzo che mi fai fuori il mio Bellossom. Stessa tattica di prima contro Entei. Tanto ormai ce l'avete tutti, Entei, vi ho detto come catturarlo. Uso il mio bellissimo Gyarados. Gyarados Dragon Rage spacca il culo a sto stronzetto. Dai, su, forza, dai. Te sei cagato in mano. C'è l'Electra Buzz da qualche parte, è vero, ed è pure viola. Cazzarola. Cazzarola. Electra Buzz viola. Ci metto Pinsir. Perché Pinsir è bug. Non mi fa cazzo, ma che porca. Ti prego, sii il più veloce possibile. Questo sarà un bel problema. Bellossom dovrebbe essere in grado di sì, lo so che hai paura. No, cavolo. Sì. Oh, attenzione, devo fargli fuori sto Electrabuzz. Però mi ha fatto fuori Gyarados. No, tienilo. Cavolo, è paralizzato. No, devo toglierlo. Porca di quella paletta. Che cazzo ti racconto? Ti racconto sempre Gyarados. È meglio che mi pigli una mazzata in faccia piuttosto che prendo tante botte in faccia. Ok. Ora lo devi cambiare di nuovo. Ahimè, no. Lo tieni. Bam! Mazzate. Comunque, ragazzi, 3 punti per prima, perché il mio gli ho distrutto quel Electrabuzz, Electrabuzz, che cavolo di livello era. No, tienilo. Oh, cavolo, mi ha ammazzato un casino Gyarados. Perché? Olifeon. No, meglio se mi vai con su Charmeleon, andiamo su... Minchia, tutti a livello 35 ce l'hai, ma ti sei preparato per massacrarmi? Sei un maledetto, sei. Ember, questa è una sfida abbastanza dura, ragazzi. Oh, cavolo, no, questo me lo fa fuori. Teniamoci il Pokémon più che possiamo. È forte sto qua. Fire Punch. No, ma dannazione maledetta. Charmeleon, cerca di far qualcosa perché qua siamo nella merda. Ember, fai qualcosa perché siamo nella merda. Porca di quella oh cazzo. Ho qualche problemino. Spero che Gyarados, con la sua mossa super veloce, ci risolva il problema. No! Ma che cazzo di Pokémon è sto coso? Ma chi minchia hai preso? Bellossom, proviamo. Paralizzato. Mi deve andare di culo? Sì! 2 Pokémon, quindi altri 3 punti per Mamid. Sì, cambialo, metti Pikachu. Che cavolo ci potrà mai avere sto qua? No, ce li ha. No, questo è Drago. Ok, non posso usare merda. Quindi devo andare di qui Cactac. Che non gli fa la minchia. Ciao. Ciaone. Ragazzi, l'ultimo tentativo.
per cercare di battere sto qui. Oh my god. Oh my god. E io quello come lo butto giù? No, piano! Ma sei cattivo con me! Non è valido! Ho perso di brutto! Va bene ragazzi, ho totalizzato 6 punti con questo signore qui, perdendo. Ah, aggiungo una regola: se vinco mi aggiungo un punto, se perdo mi tolgo un punto, perché cioè deve avere un senso la vittoria o la perdita. Quindi nel caso di prima arrivo a 9 punti, nel caso di ora arrivo a 5 punti. Prossimo sfidante. Eccoci ragazzi col prossimo e penso sia l'ultimo sfidante, perché Adrian, che ha un nick strano sui Monster, non è su questo server. L'ultimo sfidante per oggi sarà Game Hero 24. Ragazzi, se vi piacciono video in cui mi sfidate, in cui volete fare altri video in cui mi sfidate, che cazzo di Pokémon già questo, madonna mia, meno male non sono tutti blu, scrivetelo nei commenti che ci organizziamo. Però dovete venire su Telegram, se no è difficilissimo riuscire ad organizzare un insomma un torneo, ragazzi. Allora cominciamo contro sto qua. Ok, sì, avrei dovuto utilizzare magari Pikachu, non sto qui, mi sono distratto, dannazione. Bam! Più uno per Mamid. Eh sì, vediamo. Sì, cambialo, va. Mettimi Gyarados. Anche perché non mi ricordo che aveva Pokémon di tipo elettro, se non erro. Quindi, sai, ci pariamo un attimo il culo, perché Hitmonchan potrebbe essere utile. Ok, Rhyperior. Tu che cazzo sei? Sei un Ground Rock. Vabbè, tanto con Gyarados ti spacco il culo. Oh! Ha resistito. Che cazzo era sta mossa? Che cazzo mi combini, maledetto? E sei un cornutazzo. Toglilo. Mi dispiace. Un altro punto per Mamid. Ragazzi, premetto che Gamer Hero mi aveva detto che non aveva i Pokémon, insomma, super livellati, super potenziati. Quindi ci sta che non riesca magari a vincere, o che io l'ho one shot. E quello che mi ha fatto proprio ingrippare è stato spindato. Madonna mia, mi ha distrutto. Quello sull'Abra si mi ha massacrato. Usiamo Charmander, dai. Un piccolo, cioè una mazzatina da Charmander gliela dobbiamo far dare. Eh sì, Petal Dance, una mossa vecchia come al cucco. Beccati sto braciere. Oh, la peggio distruzione. Sì, ricambiami, mettimi. Dai, Pinsir, non l'ho proprio usato in questa battaglia. Te lo faccio provare anche a te. Snorlax. Oh, che culo. Che culo, mi ho beccato il Pokémon che c'aveva la debolezza. Ma quanto son culato. Ma quanto son sculato. Beccane. Non lo cambiare ora, santo massacro. Ti massacro pure l'altro. Spero che non abbia un altro Pokémon normale, sennò muore malo. Ma malo. Charizard. Vabbè ragazzi, andiamo di distruzione con Pinsir. E un altro punto per Mamid. Kankle. Senta Pokémon Kankle. Ok, l'ultima per te. Mi dispiace, sarà proprio questa battaglia. Grazie per aver partecipato. Eccolo qua. Quindi ragazzi, sono 6 punti per la vittoria, diventano 7. Ringrazio anche Gamer Hero per aver... Perché due volte? Basta. Ringrazio Gamer Hero per aver partecipato a questo torneo. E ora la classifica finale. Ebbene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. La classifica finale, vi dico in base a cosa l'ho fatta. Allora, innanzitutto l'unico che è riuscito a battermi è stato spindato. Quindi un applauso per te. Ho fatto tremare tutta la webcam, aspetta, lo rifaccio. Applauso per te, grandissimo. Sei stato l'unico che mi ha massacrato di brutto, bruttissimo. Poi, al primo posto c'è Gamer Hero. Perché ho messo Gamer Hero al primo posto? Perché quello, anzi no, scusate, al primo posto c'è Spindato. Perché ho messo Spindato? Perché è quello che mi ha fatto prendere meno punti in assoluto. Infatti, ho battuto due suoi Pokémon di livello più alto, però avendo perso 3 più 3 faceva 6, meno 1 faceva 5. Quindi è quello che in assoluto mi ha fatto prendere meno punti in assoluto. Poi c'è Gamer Hero, dove gli ho battuto tutti i Pokémon, erano tutti di livello più basso del mio. Quindi ho preso un punto per ogni suo Pokémon, più un punto bonus per la vittoria. Quindi 7 punti da Gamer Hero. Signori, signori, ultimo posto, Cipolla Show, perché gli ho battuto tutti i Pokémon, quindi 5 Pokémon di livello più basso, quindi ho preso 5 punti. Gli ho battuto un Pokémon di livello più alto, quindi siamo arrivati a 8 punti e ho pure vinto. Quindi siamo arrivati a 9 punti, signore. Quindi su 3 persone, primo posto Spindato, secondo posto Gamer Hero, terzo posto Cipolla Show.
Detto questo, mi dispiace, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, ringrazio tutti coloro che hanno scritto nello scorso video hashtag torneo, che quindi hanno permesso oggi di farmi creare e registrare questo torneo. E lasciate un like, commentate, condividete il video per aiutare la serie, ma soprattutto per aiutare il canale, non ve lo dimenticate. Se siete arrivati fin qui in questo video, scrivete nei commenti hashtag torneo POWA, scrivetelo come volete, POWA, basta che scrivete torneo POWA in qualche modo. E vi ricordo, fatemi sapere soprattutto nei prossimi video se vorreste organizzare altri tornei. Vi chiedo solo di essere su Telegram, quindi iscrivetevi al canale di Telegram dove potremo organizzare prossimi altri tornei. Detto questo, vi saluto con un saluto sharksiano e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.